sei mica dove Dio. Mi sorprendi, fratello. Dio è qui. Dio è là. È in ogni luogo. Adesso è al fiume a pescare. Ehi, fratello, non ti ritrovi mica una mille? Ho soltanto questo. È poco, ma mi accontento. Dio! Alleluia! Alleluia! Maledetto viziaccio. Diomede mi chiamo, non Dio. Perché nessuno mi chiama Diomede? E se volete darmi un soprannome, datemene uno più appropriato. Invece di chiamarmi Dio, perché non mi chiamate Dio Onnipotente? Ti chiamano tutti così. Che cosa vuoi? Passavo per caso. Per caso un cavolo. Vieni, va. Quanti ne hai presi? Quattro. Ma ormai con queste acque inquinate sono pesci malaticci. Fanno pena. Invece di mangiarli, ti viene voglia di metterli a letto e chiamare il dottore. Vaffanculo! Che cosa ho fatto? Ma no, no, non sei tu, il pappagallo. Questa è roba mia, bestiaccia! Si chiama Fanculo. Ma c'è poco da ridere. Quando me l'hanno regalato si chiamava già così. Dicono che non bisogna mai cambiare il nome a queste bestiacce. Certo, non è molto fine. Non potremmo mai andare in società noi due. Te l'immagini la faccia. Mia cara, vorrei presentarle a Fanculo. Qual è il problema? Sono nei guai. Ho ucciso un uomo e qualcuno mi sta ricattando. Oh, soltanto? Ma no, davvero. Dico sul serio. Ok, dimmi com'è andata. Che ci devo fare con questo? Ficcatelo in bocca e mangialo. Ma è crudo. È così che fa bene. 100% di fosforo, proteine e tutto il resto. Beh, veramente mi fa un po' schifo. Come pensavo, tipico esemplare di cittadino. Lavato, stirato e rincoglionito. È andata così. Io ho ucciso un tizio, uno che nemmeno conoscevo. È stato un incidente. La polizia non ne sa nulla ancora. Ma qualcuno mi ha visto. Qualcuno che era sul luogo. Mi ha fotografato sul fatto, capisci? E adesso mi sta ricattando. Ma c'è di più. Non è un tipo qualsiasi, no, no. È qualcuno che mi conosce bene. Perché una sera che avevo degli amici a casa, ho trovato una di quelle maledette fotografie infilata fra i dischi. E mezz'ora prima non c'era. Uno dei presenti ce l'aveva messa. Hai intenzione di pagare? Io non ho soldi. Ma chiedili a tua moglie, mi hai detto che è ricca di famiglia, no? Ma non mi ha ancora chiesto denaro, ed è questo lo strano. Si limita a perseguitarmi e non so il perché. Ah, brutto affare. Allora, due consigli di Dio. Primo, prenditi un investigatore privato. Uno che tenga gli occhi bene aperti e che ti protegga. Perché secondo me anche la tua pelle è in pericolo. Arrosio è l'uomo che fa il caso tuo. Tipo eccentrico, ma costa poco e ha cervello. Secondo, fa sorvegliare la tua casa dal professore. Il professore? Sì, esatto. Beh, l'avrai conosciuto. Abita qui vicino. Sta sempre sdraiato su un'amaca. Noi lo chiamiamo il professore, perché conosce le buone maniere. Faccia le maniere, signore. Non scorreggia mai in pubblico. E conosco a memoria 1280 versetti della Bibbia. Che c'è? Per, diciamo, 500 lire, tu... Vabbè, facciamo 800 al giorno. Terrai d'occhio la casa di questo mio amico, che è un grande musicista. Ehi, perché arrossisci? E chi arrossisce? No, no, sei diventato rosso, non è vero, professore? Rosso come il presidente Mao. Allora, se vedi cose strane, ricattatori, assassini o simili... Intervengo, con violenza. No, riferisci. Pescetto? Eh? Un pescetto? Ah,